Ben ritrovati, speciale CNBC interamente dedicato a uno dei settori più dinamici e anche affascinanti sul mercato finanziario ed economico, ovvero quello dell'M&A, le fusioni ed acquisizioni. Si è tenuto da qualche giorno la 12ª edizione degli M&A Award, che nasce da un'idea di KPMG, FinEurope Soditic e Class Editori, con il patricinio dell'AIFI e dell'Università Bocconi. Questa iniziativa ha avuto l'obiettivo di promuovere la cultura della crescita e anche il coraggio imprenditoriale, valorizzando investimenti industriali realizzati attraverso appunto operazioni di fusioni ed acquisizioni. Allora do subito il benvenuto a due ospiti rappresentanti delle due principali aziende organizzatrici, ovvero Eugenio Morpurgo, amministratore delegato di FinEurope Soditic. Buongiorno. E do il benvenuto anche a Giuseppe Latorre, partner di KPMG. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo subito da quello che è stata anche la vostra ricerca congiunta, ovvero avete pubblicato anche un importante report su quelli che sono stati i driver nel settore delle fusioni e acquisizioni nel 2015. Di cosa stiamo parlando, Morpurgo? Stiamo parlando di un mercato in ottima forma che ha registrato dei forti incrementi nel 2015 rispetto al 2014, 577 operazioni in tutto e con volumi ben superiori ai 55 miliardi di euro. Come valori complessivi non siamo ancora ai livelli dell'epoca d'oro del 2006, 2007, 2005, dove il mercato aveva sfondato in alcuni casi la soglia dei 100 miliardi. Però si rivedono le grandi operazioni, ne abbiamo almeno 7 o 8 che sono sopra il miliardo di euro, quindi il ritorno dei mega deal ha anche in questo caso contribuito, assieme a un paio di merger di ottime dimensioni, direi a corroborare il mercato. Per quanto riguarda i paesi, il nostro è da molto tempo e sempre di più dipendente come mercato dai capitali esteri, sia capitali di private equity che di strategic buyers. Nel 2015 abbiamo avuto una forte incidenza degli acquirenti cinesi, da sola l'operazione su Pirelli da parte di ChemChina ha avuto un'importanza molto, molto rilevante, gli Stati Uniti, la Francia, anche la Svizzera, in parte la Germania, pochissimo l'India e ci attendiamo comunque un incremento per esempio dal Golfo Persico, quindi gli Emirati Arabi. Perché tutto questo? Liquidità disponibile sul mercato e chiaramente l'M&A dipende dalla liquidità aziendale e anche dalla leva aggiuntiva disponibile sul mercato dei finanziamenti e poi un miglior apprezzamento del rischio paese. L'Italia viene vista meglio rispetto ad anni precedenti come paese ideale per investire e questo è sicuramente qualcosa di molto molto positivo, quindi gli stranieri hanno molta fiducia nel nostro paese, nelle potenzialità di crescita. Latorre, invece, scendendo nello specifico, perché avete analizzato anche quelli che sono i trend settore per settore, cosa si evince dalla vostra ricerca? È sicuramente che il 2015 vede un nuovo protagonista, o meglio un vecchio protagonista che torna alla carica, che è il settore financial services, quindi banche e assicurazioni. Abbiamo visto e abbiamo vissuto negli ultimi anni una contrazione significativa delle operazioni nel settore bancario, era rimasto sempre molto attivo il settore assicurativo, anche grazie allo stato di salute florido del settore assicurativo. Nel 2015 viceversa ritornano le operazioni nel settore bancario, la più importante è l'acquisizione di Istituto Centrale delle Banche Popolari, Legacy Carta Sì, da parte di un consorzio di private equity, ma mantengono una posizione rilevante sia le compagnie di assicurazione con circa 3 miliardi, sia i cosiddetti other financial services. Come ha detto il collega Morpurgo, questo è anche grazie al ritorno, se vogliamo, dell'interesse molto marcato da parte degli operatori esteri anche sul settore finanziario, che negli ultimi 36 mesi aveva vissuto un momento di stasi. È importante anche comunque significare quello che sta succedendo sul mercato borsistico, cioè se scordiamo il primo quarter del 2016 abbiamo un mercato borsistico che nel 2015 ha vissuto un anno assolutamente frizzante, partendo dalla privatizzazione di Poste e scendendo, ricordiamo Inwit, Ferrari e così via, quindi un anno molto molto brillante con circa 30 IPO effettuate nel corso del 2015.
e un 2016 che si preannuncia come un anno particolarmente brillante, cioè nonostante le condizioni di mercato vediamo un paese Italia che è un mercato molto più attrattivo rispetto ad altre geografie dell'Europa centro, cioè dell'Europa occidentale e della parte occidentale del globo, quindi un 2016 che oggi vede un mercato dell'M&A in Italia molto più dinamico rispetto a tutta una serie di paesi quali UK, US, Francia o Germania. Ecco, magari sul 2016 ci torneremo tra un po', ma entriamo nuovamente nel vivo di quelli che sono stati i momenti principali dell'evento che si è svolto, ricordiamo, il 12 aprile, M&A World, la sua 12ª edizione, perché sono state premiate le migliori operazioni dell'anno 2015. Partiamo subito con quello che è stato il premio speciale Finanza per la Crescita, che è stato conferito al gruppo Interpump. Come abbiamo sentito, il suo più alto rappresentante in carico, ovvero amministratore delegato e presidente, Fulvio Montipò. L'acquisizione è una leva per noi focale. In Interpump noi ci crediamo, una dottrina per noi. Una leva che utilizziamo moltissimo, che non ci ha mai delusi, perché le acquisizioni complessivamente che abbiamo fatto nel tempo sono state una sessantina. E devo dire, non una sola è andata male, di queste hanno portato non solo fatturato, non solo cifre, quindi non solo crescita nelle cifre, ma anche molto di più, hanno portato uomini, esperienze, cultura tecnica, cultura del fare, e queste sono poste che sono difficilmente calcolabili, ma che pesano sulla vita dell'impresa. Ormai è da tempo un po'. Il mondo è diventato piccolo, globale, non è immaginabile un'attività di qualche dignità dimensionale senza immaginarla globale. Quindi noi anche per questo lavoriamo e abbiamo lavorato a livello internazionale. I territori che oggi stiamo curando sono pertanto tutti. In particolare ci preme lavorare su quelli particolarmente lontani da noi, dal cuore, perché di solito insomma là che deve il sangue circolare nel corpo, nella parte più lontana, è lì che vogliamo spenderci per capillarizzare la nostra presenza. Avete in campo già qualche altra fusione che magari alla quale state lavorando? Beh, sempre, in continuazione noi lavoriamo e anche in questo momento stiamo lavorando sodo, quindi penso che ci saranno sorprese, spero, sorprese buone. Montipò, che è stato definito a più riprese un acquisitore seriale, quindi questo per quanto riguarda il settore industriale. Un altro settore poi è stato messo sotto la lente di ingrandimento, quello del tech e dei servizi di marketing online, e quindi è stata premiata per la categoria Italia su Italia l'operazione Serige Cala Value Lab. L'acquisizione è della società Value Lab, che è una società che ha 25 anni di storia, leader in Italia nel mondo degli analytics e dei big data. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché noi stiamo cercando di rendere sempre di più il marketing una scienza. Quindi, essendo molto esperti noi nella gestione di piattaforme di ingaggio, abbiamo aggiunto la componente analitica, che oggi è fondamentale per poter fare il corretto targeting e quindi raggiungere molto meglio i consumatori. E quindi dall'unione delle due competenze abbiamo creato un modello assolutamente unico sul mercato italiano che ci porterà, e stiamo già vedendo nei primi mesi di collaborazione, dei grandi risultati. Ma in questi casi è una fusione a tutti gli effetti oppure ciascuna delle due componenti continua a portare avanti le proprie divisioni e le proprie competenze? Questo è un buon punto. Tecnicamente è un'acquisizione. Nella realtà noi abbiamo voluto mantenere intatta la realtà Value Lab, che è una realtà molto specifica, con professionalità molto alte, per cui non abbiamo compiuto l'errore che altre aziende hanno fatto di sciogliere all'interno della nostra organizzazione la realtà Value Lab. Il posizionamento di Value Lab continuerà a rimanere lo stesso. Stiamo lavorando molto su creare le sinergie commerciali e di offerta con Value Lab, quindi enfatizzando quelli che sono i loro punti di forza e portando quello che è il nostro contributo. Però manterranno il loro brand, mantengono il loro posizionamento, creiamo però un motore comune per creare dell'offerta più forte sia sui nostri clienti che sui loro.
settore quindi dei digital services. Poi è stato il turno della categoria estero su Italia, in questo caso l'aveva ricordato anche Morpurg, è stata premiata l'operazione Chem China su Pirelli. Invece per quanto riguarda la categoria Italia su estero è stata premiata l'operazione GTEC IGT PSI, quindi un'azienda italiana che è tornata a comprare un'azienda estera ed era solamente un'operazione che non si vedeva da tempo, soprattutto anche in queste dimensioni. Infine è stato dato un altro premio all'operazione dell'anno ed è stato conferito all'operazione Yux Net-a-Porter. Noi abbiamo sentito anche il CFO Enrico Cavatorta. Io sono arrivato un anno fa e diciamo, ho avuto il vantaggio, in realtà l'operazione l'ho trovata già fatta, l'ho trovata in qualche modo firmata e quindi adesso mi sto godendo per così dire il post-merger, che comunque poi è la fase altrettanto delicata, direi. Sicuramente quella della differenza culturale è un tema, non la sopravvaluterei più di tanto, alla fine stiamo parlando di due management team che condividevano gli stessi valori, tutti e due erano nati e cresciuti in aziende da start-up nello stesso settore, si sono sviluppati secondo delle linee di business diverse, hanno in gran parte condiviso il fatto che questo fosse un deal tra due aziende di pari dimensioni ma molto complementari e quindi con pochissime aree, se vogliamo, di sovrapposizioni, e quindi per molti di loro questo deal ha costituito un'opportunità di crescita che da soli non avrebbero avuto. Ci sono stati evidentemente, ma direi quasi fisiologicamente, delle riorganizzazioni, quindi delle razionalizzazioni, ma in stragrande maggioranza non ha costituito un problema. Questi quindi il parterre de Rouen che è stato premiato alla 12ª edizione degli M&A Award 2015, ma ovviamente si guarda sempre in avanti, si guarda al 2016 la Torre. Quali saranno le principali operazioni che caratterizzeranno quest'anno? Beh, 2016 è l'anno delle banche, si parte dall'aggregazione tra Banco Popolare e BPM che hanno dato il buon esempio, c'è la conversione in SPA di tutte le popolari che è atteso nel corso dell'anno, ricordiamo che già UBI, Veneto Banca e Vicenza si sono trasformate in SPA, decisamente il filone banca, ci sono le cosiddette, come dicono gli anglosassoni, good bank in vendita da parte di Banca d'Italia, quindi sicuramente il 2016 sarà caratterizzato dal settore bancario, ma non solo. Abbiamo delle grandi privatizzazioni che sono attese, cioè abbiamo probabilmente le Ferrovie dello Stato, abbiamo l'ENAV, abbiamo grandi stazioni che è già in corso. Abbiamo tutta una serie di operazioni attese in alcuni settori classici per l'Italia, che sono il food, quindi il settore alimentare, piuttosto che il settore del farma. E l'editoria, visto che siamo a classi NBC, ricordiamo anche che accade molto nell'editoria e nelle telecomunicazioni, Telecom piuttosto che Mediaset con Vivendi. Tanto si sta muovendo. Morpurgo, 2016? 2016, già il primo trimestre è partito molto bene, si può tracciare un consuntivo, siamo già oltre i 16 miliardi per il primo trimestre 2016, nel 2015 non raggiungevamo i 10 miliardi. Quindi il numero di operazioni 150, che per un trimestre è considerevole. È partito molto bene, il mercato ha anche mostrato dei deal superiori al miliardo, al di là della grande fusione bancaria che ha citato prima il collega, la cessione di RIAG a un gruppo americano, l'operazione su Arzana che è stata acquisita come maggioranza da Invest Industrial. Ieri è stata conclusa un'operazione su Arcaplanet, si utilizza molto l'asta e l'asta quando c'è molto interesse ha esiti positivi con strappi importanti a livello di prezzo, quindi per ora è un mercato in grandissima salute. Credo che per i prossimi sei mesi vedremo questo trend confermato. Confermato, e sicuramente ne parleremo il prossimo anno, alla prossima edizione degli M&A Award, ricordiamo, organizzati da KPMG e FinEurope Soditic. Io ringrazio i nostri ospiti, Eugenio Morpurgo, amministratore delegato appunto di FinEurope, e Giuseppe Latorre, partner di KPMG. Grazie, buonasera. Per questo speciale CNBC è tutto, vi lascio a tutti gli altri approfondimenti del canale.